Allora, qui siamo sul Perottolo, Perottolo con una T, come aveva ben spiegato il povero professor Anton Maria Scarpa, che aveva spiegato appunto che deriva questa parola per gli orti, perché c'erano gli orti qua nella zona della Tombola. Ecco, allora ci è stato segnalato che l'SST ha iniziato a inviare le rinnovo delle concessioni. Allora invitiamo l'SST, ma in questo caso il braccio tra virgolette operativo di SST e la polizia locale, a verificare chi è in regola e ha pagato la concessione e chi invece occupa il posto abusivamente. Oltre a questo ricordiamo che nel contratto diciamo di servizio, nel regolamento scusate, e non possono ormeggiare imbarcazioni superiori ai 50 cavalli. C'era una deroga per chi a suo tempo, quando è stato votato quel regolamento, che praticamente si aveva già il motore fino a quando non poteva cambiarlo, ma è il caso di a un certo punto di vedere, perché ci sono imbarcazioni sovramotorizzate e insomma non è giusto neanche questo. Con questo non è che siamo contro quelle persone che hanno delle difficoltà e hanno la bacchetta, non sanno dove ormeggiare. Io credo che l'amministrazione comunale potrebbe individuare dei posti, per esempio c'è il canale della Cava, dove dare un certo numero di posti magari a un prezzo politico per chi ha delle diciamo difficoltà. Per il momento è tutto, eventuali altri ragionamenti in seguito. Grazie.